Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, siamo stati contattati per una ristrutturazione. Ci troviamo praticamente in una traversa di via Salvemini e vi voglio far conoscere la signora Anna. Si parla sempre di star bene, gli stranieri e quant'altro. Ora vi faccio vedere questa signora come vive e le case a chi le vanno a dare, a gente che magari c'ha già l'appartamento o ha già, diciamo, delle strutture dove dormire. Ma guardate questa signora come vive, è il lavoro che ci è stato commissionato a noi per poterla far vivere meglio, e lì vi racconto la sua storia. Guardate a Bari la gente italiana in che condizioni vive. Guardate. Guardate in che condizioni. Perché c'è tanto da mangiare, perché Dì, me lo dà, signor, parla, perché lo racconta mangia, la tua storia. Dì, tu mi hai chiamato a me che tramite i lavori, noi che voglio siamo essere un'impresa, aiutata, per essere aiutata a fare la ristrutturazione in questo però locale. non per me, per questo amico mio che mi sta lottando qua, Però perché spiega, di come vivi, tu in che condizioni vivi. senza bagno, senza luce e senza acqua, Signori, quant'ante? 63 euro fa la Fai dottoressa, vedere dove dormi. Cioè, questo letto. ma secondo l'idea vostra, è normale che una signora di 66 anni deve vivere così? Con le patologie che ho, io mi sono ammalata e ho perso il lavoro, non il lavoro, il lavoro ce l'ho ancora, solo che ho stipendio zero. Perché dopo 3 anni lo Stato decide di aggirarti lo stipendio se non ritorni a lavorare. Allora, in Ma buona non posso sostanza, noi permettermi siamo la stati casa. chiamati per fare la ristrutturazione in questo locale, che comunque è un locale commerciale, fatiscente, diciamo, da ristrutturare. Però io quello che vi voglio far capire, e io faccio un appello in questo caso al sindaco Antonio De Caro, guardi in che condizioni ci sono i tuoi cittadini di Bari e abbiamo gli zingari dentro le case popolari, persone abusive dentro le case popolari. Guarda questa Io signora di voglio 70 anni come vive e in che condizioni vive. andare da di qua, ma non posso camminare nella Guarda in luce. che condizioni vive, una signora di 70 anni, e 63. la signora ha anche una figlia disabile, tra le tante cose, che è attualmente ospitata presso la casa di un'altra sorella che abbiamo noi ristrutturato come azienda, pro bono. Pro bono significa gratis. E la signora chiaramente ci ha contattato perché voleva che noi potevamo fare. Una pitturazione, a me una pitturazione, però se lì i prezzi lo svengo, perché c'è 1.500 e 4.000 non ne ho in questo momento. Giustamente la signora non può uscire soldi perché comunque vive in una condizione disagiata. Allora io dico, ma è normale che persone italiane Che che si vivono di ammalano, no, quindi pensione, che si che ammalano. hanno patologie, vivono in una condizione del genere? Cioè, siamo veramente non alla frutta di più. Quindi Proprio la merda, la la prima merda. cosa, secondo me, prima di parlare di belle parole e quant'altro, perché noi chiaramente a una signora del genere soldi non ne chiederemo mai, però non è normale, non è regolare che una persona deve vivere in queste condizioni. Cioè, signori, guardate in che condizioni vive sta persona. Cioè, guardate in che condizioni vive sta persona. È assurdo. No, per me È sono i muri, i assurdo. muri. E È se assurdo. Dì, Anna, portano i parli, cartoni, se tu portano i cartoni e vai nel bagno, non immagini neanche cosa dì. porta Cioè, tu dentro. praticamente con questo freddo di Io non ne questi giorni sei parlo stata a dormire con la serranda, che è questa serranda qua che e tu vedete, cosa? senza finestre, senza vetro, con due Niente. cartoni così normali. Allora, tu hai la parola di Angelo Miciantuono che ti risolverò il problema qui, però io ho voluto fare questo video perché non è normale che una donna di questa età viva in queste condizioni. È una cosa proprio assurda. Assurda. Io accolgo il tuo appello perché mi hai chiesto di fare il video. Adesso, siccome io ho tanti utenti sulla pagina mia Facebook, sicuramente qualcuno, vediamo se ti potrà dare una mano. O arriverà magari a qualcuno che abbia le competenze per poter agire di Io voglio andare conseguenza. da di là, ma cosa faccio? Non ti vuoi che mi accompagni? E che mi riporti? Sta benissimo. Vabbè, non ti La preoccupare. sorella Annice, e quindi sono di da fare, devo andare senza da ma che devo camminare? Vabbè, io ti porto delle coperte e delle cose perché tu così No, non le puoi coperte stare. no, Sì, ma non è normale che tu vivi in questa le no. E che maniera. devo fare? Non mica mi posso uccidere.
A me le preghiere mi aiutano, sono cose Vabbè, che ragazzi, credo. io chiudo la diretta perché adesso vedrò di poter fare qualcosa per questo signore, però non è assolutamente normale.